Siamo passati improvvisamente da un mese fa, prima che cominciasse a piovere, da 1,5 metri al secondo a 1100 metri cubi, quindi immaginiamo da 1 a 1000 quasi il rapporto, no? A 10 giorni dall'esondazione dell'Arno, Ponte Bugiano si interroga sui rischi per la zona e sulle opere che dovevano essere realizzate previste dal piano di bacino del 1993, interventi che avrebbero potuto ridurre il pericolo di un'alluvione. Quando l'acqua ne cade tanta, siamo sopra, se va, l'Arno purtroppo esonda sulle casse di espansione che si è creato naturalmente. Chiaramente nel 93 l'allora autorale di bacino professor Raffaello Nardi fece uno studio complessivo di tutto il bacino dell'Arno e per arrivare fino al 99 con l'attuazione di un piano vero e proprio che prevedeva 80 interventi nell'Arno, quelli che riguardano ovviamente la parte nostra, quindi da Levani, dalla diga di Levani in su, erano stati indicati con diverse casse di espansione anche a monte del ponte, e queste forse avrebbero risparmiato i danni che ha fatto in questi giorni. E oltretutto era previsto la pulizia del fiume, quindi il dragaggio del fiume, dai 7-10 milioni di metri cubi di materiale che si è depositato nel tempo, in questo tempo della costruzione della diga ora, nel letto del fiume, era previsto ritoglierlo e quindi recuperare questa possibilità di invaso e di contenimento di acque. Purtroppo oggi ancora qua su a monte, diciamo, non è stato fatto nulla. Immaginiamo che se noi ripuliamo l'Arno, l'alveo dell'Arno, possiamo ottenere 10 milioni di metri cubi in più di immagazzinamento. Insomma, sarebbe già un buon risultato. E poi per rendersi conto di quanto deposito c'è stato, anche per quelli che più difficilmente riusciranno a capire quote oppure altri termini tecnici, ci sono delle foto dell'anno 30 che rappresentano la briglia della cartiera fra Monte Soprarondine e Ponte Buriano. Ecco, noi vediamo che praticamente in questa briglia ha un'altezza pari quasi a una casa a due piani più, abbiamo nello sfondo la cartiera che era molto alta, quindi si può calcolare benissimo in 13-14 metri di altezza. Attualmente potrà essere se no un metro di salto, quindi all'incile della riga, quindi all'inizio, se c'è 12 metri figuriamoci quanto ci sarà in fondo alla fine. Questi fanghi hanno riempito l'alveo e quindi andrebbe riportato alle quote di scorrimento antediga. In più, si dice che c'è roba, l'Enel nell'89, che noi ringraziamo per aver creato quel parco che c'è, è stato realizzato completamente con i fanghi presi direttamente dall'alveo di Ponte Buriano, quindi potrebbero essere materiali anche riutilizzabili per rilevati stradali, per secondo il mio modestissimo parere. Nel frattempo il gruppo sportivo Ponte Bugiano ha annunciato il ritiro della squadra dal campionato WISP. I motivi sono ovviamente legati all'impossibilità di non poter giocare nel proprio impianto completamente avvolto dall'acqua. I danni sono stati troppi per le nostre possibilità economiche, dice il gruppo sportivo in un post su Facebook. C'è poco altro da aggiungere. Che siamo affranti, abbiamo dovuto prendere questa decisione cullata in questi 9 lunghi giorni che da quella mattina di quello sciagurato 17 novembre ha esondato l'Arno. Contro natura non ci si può andare.